È stato un vero e proprio agguato quello che ieri ha portato due persone a bordo di una moto di grossa cilindrata con i volti coperti dai caschi a sparare contro un'auto parcheggiata in un vialetto poco distante dalla rotatoria di Ponte Barizzo a Capaccio Pestum. Spari continui che non solo hanno colpito la vettura ma anche una donna di 46 anni ad un braccio, tuttora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. La donna, di origini polacche, potrebbe essere stata colpita per errore. Non è chiaro, infatti, quale fosse l'obiettivo che ha portato le due persone a bordo della moto ad esplodere diversi colpi di pistola contro un'auto. Ora indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli e i militari dell'arma della stazione di Capaccio Scalo. L'ipotesi più verosimile al momento sembrerebbe quella che la donna sia stata colpita mentre si è affacciata sull'uscio di casa da un proiettile di rimbalzo. I carabinieri hanno anche ascoltato alcune persone che avrebbero udito gli spari. 6 bossoli calibro 7,65 ritrovati sul posto, sequestrati dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. Giunti sul posto dopo diverse chiamate al numero di emergenza che hanno fatto sopraggiungere anche le ambulanze del soccorso 118. La donna trasportata a Ruggi è stata operata al braccio dove era stata raggiunta dal proiettile. Al vaglio degli investigatori ora anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e delle strade limitrofe sul possibile percorso seguito dalla moto che ha raggiunto l'area di Ponte Barizzo a Capaccio Pestum. Diverse le ipotesi all'esame dei militari dell'arma, valida quella dell'atto intimidatorio rivolto ad alcuni soggetti noti alle forze dell'ordine e residenti nella zona coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche una possibile vendetta passionale.